Appassionati di tennis, ben trovati. Ci siamo in Tennis Review, come mostrato dalla nostra controcopertina, immagini in musica. Siamo stati ospiti del Tennis Club Pozzuoli e saranno direttamente i protagonisti di questo sodalizio a raccontarci della struttura e dell'intensa attività agonistica di cui è protagonista. E incominciamo subito con il direttore tecnico del Pozzuoli, il maestro Vincenzo Garbato. Noi diamo tanto spazio ai ragazzi, a partire dal mini tennis, dove quest'anno abbiamo costituito un gruppetto di bambini di 4 anni bellissimo, entusiasmante, fino ai ragazzi dell'agonistica che fanno attività nazionale e internazionale. Quindi una scuola abbastanza completa, con un settore adulti importante, attività ludiche e attività agonistiche. Quindi in questo momento contemporaneamente c'è il torneo sociale, che ha un aspetto ludico ma molto competitivo, e il torneo di quarta categoria, qualificazione BNL. Sì, la parte agonistica del nostro circolo è uno degli aspetti più importanti. Abbiamo tutte le squadre giovanili per arrivare alla Serie C, sia maschile che femminile, dove la nostra ambizione è quella di figurare bene, ma con tutti i ragazzi che fanno parte del nostro vivaio. Quindi grande lavoro di base. Potevamo fare qualche acquisto per provare ad andare in Serie B, ma abbiamo preferito dare spazio ai nostri ragazzi perché crediamo in questo tipo di progetto. Noi speriamo di arrivarci in Serie B, ma sempre con i nostri ragazzi, quindi con la loro crescita, far salire il livello e provare in un paio d'anni con i nostri ragazzi ad andare in B. Francesca De Rosa ha vinto l'Open a Capua. Abbiamo le due squadre di C che sono quelle che identificano, diciamo, i ragazzi nostri di più alto livello. La squadra di C maschile c'è formata da Barbarino, Sorrentino, Marono, tutti e tre giocatori di seconda categoria, e poi ci sono Torino e Tedesco, che sono al margine della seconda categoria, 3-2 e 3-1, quindi una bella squadretta. Sono 5 ragazzi e non senza innesti. La squadra femminile anch'essa molto competitiva, con Francesca De Rosa, Vittoria Granato, Roberta Liberti, Milone Maira e Eleonora Marono, che è il nostro vivaio, la nostra ragazzina più piccola e quella su cui abbiamo grosse aspettative. La nostra scuola adesso è abbastanza completa in tutti i settori, quindi partiamo dal mini tennis dei bambini di 4 anni. Adesso abbiamo un gruppetto che farà le prime esperienze nei tornei Kinder Under 10, un gruppo di ragazzi un po' più grandi che già hanno fatto l'esperienza Kinder e che noi speriamo di portare sempre più avanti per raggiungere i loro e i nostri obiettivi. Questo BNL, siamo contenti che la federazione ci ha dato questo torneo, che era programmato in un'altra data, però era in contemporanea al nostro Kinder. Quindi con un grosso sforzo da parte di Giovanni Lucioli si è anticipata la data di questa quarta categoria, quindi partiamo con questo torneo prossima settimana a Kinder dal 10 al 20 marzo. Poi abbiamo in programma un Open con un montepremi piuttosto basso di 1.500 euro, che è quello introduttivo poi all'Open importante che facciamo Città di Pozzuoli, che avrà un montepremi più importante rispetto a quello dell'anno scorso, con tutti i partner che ci saranno vicini e con grosso sforzo da parte della dirigenza. Conferma rafforzata dell'attività. In più, noi speriamo, abbiamo fatto richiesta nell'assegnazione dei campionati italiani giovanili. Vorremmo un campionato italiano giovanile che abbiamo già fatto richiesta l'anno scorso, quest'anno ci siamo attrezzati ancora meglio e la nostra ambizione è quella di organizzare un campionato italiano giovanile. La palla passa al campo e ai giovani ragazzi portacolori del Pozzuoli, che saranno protagonisti della Serie C che è alle porte. E le parole che seguono sono quelle del 2-8 Cristian Sorrentino. Innanzitutto salve Silver, ciao a tutti. Questo 2022 è iniziato con buoni propositi e soprattutto per la Serie C che inizierà a breve, e speriamo di fare grandi cose con la squadra. Sono usciti, se non mi sbaglio, ieri i gironi. È un bel girone tosto ma molto competitivo, si possono fare grandi risultati. Faccio in bocca al lupo alla mia squadra. Ho iniziato a fare, diciamo, il maestro, ho preso la qualifica di istruttore di primo grado e sto dando una mano qua al Tennis Club Pozzuoli. Il 2022 è iniziato bene perché sono passato di classifica a 2-8 e spero che questa classifica può aumentare, ovviamente giocando anche tornei. Guarda, io cerco di far andare in simbiosi le due cose. Ovviamente non sempre posso fare entrambe le cose al massimo, però cerco sempre di dividere il tempo per entrambe.
Allora, il rapporto con i maestri è fantastico, soprattutto ringrazio il maestro Garbato e Rombolà che mi danno sempre una mano fuori e dentro al campo. E sì, il gruppo è molto affiatato e anche molto numeroso. Ci sono stati nuovi inserimenti nel gruppo, ragazzi piccolini e anche qualche uno che era un po' più grande. Stanno lavorando e anche bene. E soprattutto la mattina mi sto allenando con Luciano Barbarino. Da poco mi sto iniziando anche ad allenare il pomeriggio per aumentare un po' l'allenamento per la Serie C. La nostra squadra è composta da, diciamo, quella che ha più la classifica più alta, Luciano Barbarino. Poi ci siamo io e Carmine Marono. E poi dietro ci sono anche Torino e Tedesco. È una squadra competitiva, molto competitiva. Siamo amicissimi, siamo in campo ogni giorno insieme e soprattutto loro che sono un po' più coetanei di età vanno a mangiare la pizza il sabato sera, stanno sempre insieme, quindi sì, un gruppo molto affiatato. Soprattutto in ambito di insegnamento, prendermi la qualifica di istruttore di secondo grado che si terrà a luglio in Campania, e come giocatore alzare la classifica è obiettivo, non ti posso dare un obiettivo preciso, spero di aumentare la classifica il più possibile in questo anno. Si può lavorare, soprattutto fisicamente e in campo. Spero di dare tutto durante questo, diciamo, periodo e nulla. Vittorie e prestazioni importanti anche in campo femminile. Il tandem che vi presentiamo, molto molto simpatico, è quello composto da Francesca De Rosa e Mayra Milone. Ciao a tutti, sono Francesca De Rosa, mi alleno al Tennis Club Pozzuoli, sono 2-7, ho 16 anni, quasi 17, sono qui con la mia amica e compagna di squadra di Serie C, Mayra Milone. Ciao a tutti, sono 3-4, mi alleno al TC Pozzuoli da settembre e passo la Serie C con Francesca De Rosa quest'anno e mi sto trovando molto bene qui. Siamo veramente un bel gruppo, siamo tanti ragazzi, ci troviamo molto bene con i maestri Carlo Rombolà, Carmine Manzorra, Antonio Palumbo, Francesca Angelini e anche il nostro preparatore atletico Aldo Pacchioli, e ci alleniamo dal lunedì al venerdì e poi c'è anche un gruppo del sabato e Mayra vi dà tutte le informazioni sul nostro allenamento. Sì, molto intenso, giochiamo spesso a mucca, diciamo, l'ho scoperto in questo circolo perché non l'avevo mai fatto, però è molto... mucca, spieghiamo. Allora, ci si divide in due squadre, di solito due o tre persone, però si può fare anche di doppio a quattro e si mette la palla in gioco e se si arriva a fare tre punti si dice mucca e sarebbe come fare un punto e si contano i punti fino a quando finisce il tempo. Siamo più forti dei maschi, quindi giochiamo tranquillamente con loro. E vabbè, poi oltre mucca facciamo anche ganao, poi facciamo punti a girare, facciamo tante cose, molto vario. Ho giocato, ho vinto il torneo Open femminile di Capua, ho giocato la prima partita contro Beatrice Guccione, a 2007-2008, che non gioca male, molto brava. Poi ho giocato in semifinale contro Daniela 40 e in finale contro Chiara Cannavacciuolo. È stato un bel torneo, ho giocato bene, ho ripreso dopo un po' dallo stop dopo il torneo di Bari, che ho vinto a dicembre. E poi successivamente ci saranno altri tornei, come le prequalificazioni a Caserta e il torneo a Roma, un Open a Roma di Velletri. Nel 2021 non ho giocato molto, avevo quasi smesso di fare tornei, infatti stavo perdendo un po', diciamo, la motivazione, quasi avevo voglia di smettere di giocare. Poi però ho cambiato circolo e adesso mi è tornata la motivazione, infatti sto giocando sempre con molto piacere. Ultimamente ho fatto vari tornei, infatti l'ultimo che ho fatto è stato al Tennis Junior 24 e sono arrivata in semifinale, ieri ho perso e ho giocato tre turni, il primo ho vinto contro Martone Alice 7-5-7-5, è stata abbastanza lottata e invece ieri poi ho perso 11-9 al terzo con mio grande dispiacere contro Lettieri Carmen, è stata però una bella partita. E spero entro novembre almeno, o entro quest'anno, almeno di arrivare a 3-1. Allora, chiariamo. Spero di non farmi male un'altra volta, visto che già mi sono fatta male due volte. No, spero comunque di migliorare il tennis, di migliorare me stessa, di salire di classifica e di fare più possibilmente tornei all'estero. Ma si va giorno per giorno, si vive e si migliora piano piano.
Siamo prontissime, fra poco inizia. Non sono ancora usciti i gironi, però siamo carissime. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Allora saluto Ele, Eleonora Marono, Vittoria Granato, Vittoria. E anche Roberta Liberti. Vi amiamo. Ciao ciao, vi amiamo. Anche se voglio più bene alle altre tranne che a Ele. Io odio Ele, però... Lo staff dei maestri del Pozzuoli è ricchissimo di nomi e di professionalità, c'è Carlo Rombolà ma c'è anche Carmine Manzorra che abbiamo seguito con la nostra telecamera mentre guida l'allenamento dei ragazzi. Ascoltiamo le sue parole, quali sono le motivazioni e gli obiettivi del Pozzuoli? Sono ragazzi che diciamo ci siamo un po' cresciuti nel corso del tempo, li abbiamo educati a un certo tipo di allenamento, la nostra diciamo aspirazione è quella di portarli ad un livello un po' più alto. Noi lavoriamo ogni giorno con loro, loro giocano 6 volte su 7, alcuni di loro fanno full time, quindi cerchiamo di seguirli, di fare degli allenamenti molto individualizzati con riprese varie, in maniera tale da poter intervenire sia analiticamente, sia tatticamente, sia tecnicamente su ognuno di loro e quindi portarli poi a migliorare, a crescere sempre di più. Il nostro modo di lavorare è anche quello di improntare un po' di più al sacrificio, alla dedizione, quindi ci aspettiamo anche da loro delle risposte un po' più forti da certi punti di vista. Il maestro dal nostro punto di vista non è solo quello che deve fare, diciamo deve far fare, e il nostro obiettivo è quello che anche loro si responsabilizzino un po' di più e che ci facciano vedere anche loro delle cose. Ovviamente noi li seguiamo silenziosamente al loro fianco, però cerchiamo anche di responsabilizzarli, ecco, di farli venire puntuali, di far fare in maniera autonoma a loro un'attivazione, quindi in maniera tale che poi quando si trovano a fare un certo tipo di attività loro sono pronti e preparati già di loro, non c'è bisogno che il maestro debba dire o debba fare delle cose al posto loro, e questa è la nostra politica. È dimostrazione un po' la Serie C che adesso faremo, dove noi abbiamo tutti i ragazzi del vivaio, del nostro vivaio, quindi non siamo andati a prendere giocatori da altri circoli, da altre situazioni. E quello che vogliamo è proprio questo, cioè la soddisfazione, anche se ovviamente non si raggiungerà la vittoria, però il nostro obiettivo è quello comunque di farli crescere insieme, di tenere questo gruppo unito. Loro sono molto affiatati tra di loro, ci tengono, vengono a vedersi le partite anche diciamo alle 10 di sera, alle 9 di sera, si seguono l'uno con l'altro. Il nostro obiettivo è quello comunque di farli crescere insieme, quindi di tenere questo vivaio unito e portarli ovviamente insieme ad alto livello. L'identità, assolutamente, la nostra identità è questa. Chi viene qui sa che si lavora in un determinato modo, viene perché si lavora in un determinato modo, non perché c'è il giocatore più forte, c'è quell'altro che mi... Noi vogliamo portarli insieme, vogliamo farli crescere insieme e portarli tutti insieme ad alto livello. Ancora spazio ai giovani interpreti dello sport della racchetta, altro tandem ben assortito che vi presentiamo, quello composto da Andrea Torino e Romualdo Tedesco. Piacere, sono Romualdo Tedesco, e ho 17 anni, classifica 3-2, e mi alleno al Tennis Club Pozzuoli e qui adesso si presenta il mio amico. Sono Andrea Torino, ho 15 anni, mi alleno al Tennis Club Pozzuoli, sono classificato 3-1. E gioco con i maestri Carlo Rombolà e Carmine Manzorra. Lui tira più forte, forse io rimo un po' di più. E forse sì, come ha detto lui, io sbaglio un po' di più, che però la palla è pesante. Gli obiettivi per quest'anno nuovo per me sono come minimo, a livello classifica parliamo come minimo 2-8, e attualmente dobbiamo migliorare soprattutto la parte mentale, che è quella meno allenata. Anch'io per quest'anno vorrei vedere a livello di classifica passare seconda categoria, però mi interessa soprattutto migliorare il gioco e anche semmai continuare a fare attività internazionale, qualche Tennis Europe e qualche ETF. In particolar modo sul servizio e sul diritto e anche diciamo un po' sulle routine da fare in campo tra un punto e l'altro. Chi la sente di più? Diciamo un po' tutte e due, Secondo me, non so perché ridono, però secondo me entrambi. Forse a rete un po' meglio io, però lui lo palla corta, lui la fa molto bene.
siamo intenditori. Siamo, secondo me, siamo una squadra molto buona, forte. Abbiamo giocatori buoni sia per il singolo sia per il doppio. E secondo me possiamo pure aspirare alla promozione in B. Noi siamo, cioè, ci dovremmo alternare a quattro. Poi gli altri nella squadra abbiamo Luciano Barbarino, Cristian Sorrentino e Carmine Marolo. E le altre squadre, aiutami tu, sono Battipaglia, Cabiria, Poseidon e Irpinia. Sì, c'è da lottare. Bisogna remare. Altra coppia con motivazioni fortissime, Luciano Barbarino e Matteo Nicolosi. Buonasera a tutti, sono Luciano Barbarino, classifica 2-7 e mi alleno qui al TC Pozzuoli. Sono Matteo Nicolosi, mi alleno anche io qua al TC Pozzuoli con i maestri Carmine Manzorra e il maestro Rombolà. Attualmente ho la classifica di 3-5. Quest'anno vorrei diventare un 3-3. No, vabbè, non è che conta molto il numero. Proviamo a giocare bene e a fare tornei, insomma, a fare attività. Noi qua siamo un bel gruppo di ragazzi, posso dire, e ci vogliamo bene e ci sproniamo a vicenda. Il livello di gioco tra me e Barbarino c'è un bel divario, però io, diciamo, sto provando da un paio d'anni a questa parte a raggiungere il livello alla fine dei miei compagni. E pian piano penso di star riuscendo a raggiungerli. Una volta che c'è il divertimento, allora va tutto meglio. Il mio tennis è un tennis che secondo me potrebbe crescere ancora sicuramente. Stiamo lavorando su, insomma, tecnica di spostamenti, battuta, volée, insomma, i fondamentali. Per il momento con i maestri come gruppo ci stiamo concentrando molto sulla parte mentale, diciamo, ma negli ultimi giorni abbiamo fatto lavoro a rete e lavoro di spostamento. È una squadra buona, una squadra che proverà a giocare, a dire la sua contro tutte le altre squadre. Siamo un buon gruppo, gente che si conosce da molto molto tempo, insomma. Anche con Cristian, Carmine e gli altri, insomma, sono 7-8 anni che, insomma, siamo qua, giochiamo insieme. Quindi secondo me si può fare qualcosa di buono e di divertente sicuramente. E chiudiamo questo numero di Tennis Review con il sorriso, che è quello dei soci, protagonisti anche di grandi battaglie agonistiche nel torneo interno, nel torneo sociale, e ironia e simpatia nelle parole di Domenico Ripa e Sebastiano Salvatore. Ciao Silver, mi chiamo Ripa Domenico, sono un frequentatore del Tennis Club Pozzuoli, ovviamente la mia classifica è nota in tutto il mondo, sono un 2-3. E ho 150 punti ATP e ovviamente i ragazzi, quando mi vedono giocare in campo, sperano e cercano di imitare i miei colpi. Sono Sebastiano Salvatore, iscritto al TC Pozzuoli. Per me è un orgoglio veramente far parte di questo, da poco, far parte di questo gruppo, così, se così possiamo dire. No, diciamo che il problema di portare trofei a casa, Mimmo, come tu hai detto l'altra volta, è proprio che c'è il pericolo della moglie che poi prende in caso di litigi e quindi lo lancia, cioè, specialmente le coppe che hanno il marmo sotto, cioè, veramente fanno male. Il fiore all'occhiello, secondo me, di questo circolo è anche il presidente Roberto, che comunque atleticamente secondo me ha da dire sulla linea laterale. Allora, hanno tutte e tre caratteristiche diverse, questo lo posso dire perché li ho visti giocare tante volte. Come bellezza in toto, diciamo così, è il presidente Laezza quello più bello con i suoi colpi, anche se dura massimo 15-20 secondi. A livello invece stilistico, più che altro sul rovescio, è il direttore sportivo invece del circolo tennis Pozzuoli, che è il signor Roberto Sorrentino. Poi abbiamo invece il nostro istrione, che è Sandro Lupi, che a livello di risultati è quello che dei tre soci è quello che sta raggiungendo, diciamo, le vette più alte, diciamo, del circuito sociale. Noi non facciamo classifica perché abbiamo lasciato spazio appunto loro per poter comunque cercare di far vincere la cosa, no, perché altrimenti vinciamo sempre noi.
Se mi permetti, Silver, sempre volevo salutare, anche se non è qui presente, un mio caro amico, nostro caro amico, che è Davide Punziano, che ha avuto un problema con la schiena, tra l'altro una partita proprio contro di me, che sul 4-1, 30-15 per me, guarda caso, si è steso a terra, ma ecco, però dopo 3 giorni saltava. Non si sa perché di questa cosa, però va bene così. Davide Punziano, pure per me. Secondo me c'ha buone chance, Davide Punziano. Ciao Davide, ti voglio bene. Ci vogliamo bene, Davide, però con la, sempre se la schiena non... sempre se la schiena lo regge. È tutto, grazie per averci seguito. Tennis Review, appuntamento bisettimanale sulle frequenze di Canale 8. Buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.